Questa 27esima giornata del campionato di Serie A, partiamo dalla squadra ospite, partiamo dall'Inter di José Mourinho, squalificato Vieira, fuori Samuel Kivu, non convocati Maxwell Cruz, terza volta consecutiva per l'argentino, Julio César in porta, difesa 4 con Maicon, Burdisso, Materazzi e Santon, a centrocampo Sanetti il capitano, Cambiasso basso davanti alla difesa, Stankovic sul centro sinistra, Figo che vince la concorrenza con Muntari, dietro le due punte che saranno Ibrahimovic, non Adriano, non Crespo, ancora Mario Balotelli. Eccolo Mourinho, si va ad accomodare in panchina. Dall'altra parte il Genoa di Gasperini, una sconfitta nelle ultime 14 partite. Una stagione straordinaria, un quarto posto da difendere. Eccolo qui il Genoa con Rubinho in porta, difesa a tre con Biava, Ferrari e Bocchetti. A centrocampo Marco Rossi parte a destra, Criscito a sinistra. Centrali Juric e Thiago Motta, in avanti Sculli, Milito e Jankovic. Queste le scelte, tra poco il match, arbitrato da Emidio Morganti di Ascoli Piceno. Super spot e poi di nuovo qui. Punti dividono Genoa e Inter, eppure siamo certi di vedere, di assistere a una partita equilibrata, spettacolare. Un Genoa che soprattutto in casa ha costruito la sua classifica, un Genoa che non ha mai perso in casa, così come l'Inter in campionato. Inter che però ha perso una volta in Champions League a San Siro. Il Genoa invece ha un unplayed anche per quanto riguarda la Coppa Italia, l'unica squadra italiana a non aver mai perso in casa in gare ufficiali. Dall'altra parte però c'è la migliore squadra in campo esterno, ovvero l'Inter, 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. E anche fuori casa siamo da fronte al miglior attacco, quello dell'Inter, e la miglior difesa, 26 gol fatti, 10 subiti. È pronto Morganti a dare il fischio d'avvio di questo match. Si parte con il calcio d'avvio dato dal Genoa. Rinnovo il mio saluto ad Antonio Di Gennaro. Marassi stracolmo, 30.000 persone dopo i 5.000 tifosi che erano andati a Siena per lo 0-0 del Genoa nell'ultimo turno di campionato. C'è grande entusiasmo intorno alla squadra di Gasperini. C'è però un Inter che vuole presentarsi con il biglietto da visita giusto in vista di mercoledì, in vista del Manchester United. Sicuramente sì, e poi abbiamo visto subito anche tatticamente, si pensava al rombo, ma Figo è molto più largo vicino. Tocco di Milito, subito colta di sorpresa la difesa dell'Inter. Questi giocatori si trovano a memoria, Motta è vero la classe, la personalità dell'inserimento, molto bello, dove Milito aspetta per dargli la palla con l'esterno senza guardare, interviene un po' Materazzi che sporca il tiro di Thiago Motta che ancora una volta si era inserito perfettamente. Bravo Materazzi perché in scivolata ha fatto carambolare il pallone su Thiago Motta e alla fine è giusto il rinvio dal fondo assegnato all'Inter. Inter che adesso riparte con Santon sulla corsia di sinistra, prova a spingere ma c'è subito la chiusura da parte di Marco Rossi, il controllo di Milito, avanza il Principe, prova ad allargare dalla parte di Jankovic, partenza lampo, quella del Genoa era previsto, ce lo aveva anticipato nella prepartita Paolo Assogna da bordo campo. Un Genoa che vuole subito aggredire, che vuole subito spaventare l'Inter, che tre giorni dopo si ripresenta a Marassi dopo il 3-0 subito dalla Samp in Coppa Italia. Anche in quel caso un primo tempo da dimenticare. Oggi Genoa e Inter di fronte, le due squadre, Antonio, che meglio fanno nella ripresa. Pensate, 15 punti in più per il Genoa, attenzione, Ibrahimovic, 1-0, il vantaggio dell'Inter, il pallonetto di Ibrahimovic, 2 minuti di gioco. Che partita Riccardo, una verticalizzazione, qui la difesa è rimasta sicuramente scoperta, indecisa, e lui subito con grande autorità, con grande potenza, parte veramente verso la porta e poi ho solo una giocata perché qui è pressato da Ferrari, però con il pallonetto, il colpo sotto, anticipa l'uscita di Rubinho. Che giocatore, che partita, la palla non è perfetta ma lui la mette giù e con la punta del piede fa un pallonetto strepitoso. Mamma mia, come siamo partiti. Inizio, 2 minuti, prima grande occasione per il Genoa e adesso il gol dell'Inter. Meglio non poteva cominciare per la squadra di José Mourinho. 15esimo gol in campionato di Ibrahimovic, che si mette subito alla pari di Milito perché adesso sono entrambi a 15 gol, così come Gilardino. Era anche la sfida a distanza tra questi due straordinari attaccanti. Per adesso vince il gol di Ibrahimovic, ma è lunghissima e ci aspettiamo tanto da questa partita. Thiago Motta, subito reazione del Genoa, Marco Rossi va ad allargarsi, Thiago Motta prova per vie centrali, buona la chiusura da parte di Burdisso, preferito a Cordoba. Figo prova a rilanciare, la rimessa laterale per il Genoa, l'ultimo a toccare è stato proprio Figo, ha già battuto la squadra di Gasperini, intervento da parte di Burdisso, sarà calcio d'angolo per il Genoa. Veramente una bella partita perché i tre attaccanti del Genoa si muovono molto bene, Jankovic sempre molto largo, in questo caso sempre Milito pronto a ricevere sulla
sul fondo il corner di Juric adesso. Calcio d'angolo, parte Juric, pallone dentro, c'è una deviazione, questa volta non sarà calcio d'angolo, si ripartirà dal rinvio di Julio Cesar. Riccardo, dicevo prima dell'Inter che gioca con Figo largo a destra e Balotelli largo a sinistra, quindi la difesa del Genoa che parte sostanzialmente a tre, poi si deve rimettere a posto con Cristo che si può abbassare come in questo caso, che marca da vicino Figo. In profondità il lancio del portiere brasiliano dell'Inter Rossi, il suo colpo di testa aggancia Milito, si lotta a centrocampo, buon lavoro di Stankovic, adesso Cambiasso vuole far partire Balotelli, è buono il pallone per lui, tre gol nelle ultime due partite per Mario Balotelli che viene messo giù, sarà calcio di punizione per l'Inter. Ha visto subito come riparte l'Inter perché gioca come il Genoa, l'aggressività che sicuramente la squadra di Gasperini mette in atto, ma lo sta facendo anche l'Inter con molto profitto, riparte subito sulle corsie esterne, il fallo di Rossi c'è tutto da dietro su Balotelli. Il calcio di punizione per l'Inter, in agguato in area di rigore Ibrahimovic, come sempre sui calci piazzati va Mario Balotelli, si attende il fischio di Morganti, fischio che arriva, parte Balotelli, il suo cross dentro, Rubinho fa suo il pallone. È molto attento sull'area piccola, d'altronde vede partire la palla, è tesa, forte, e Cambiasso sempre da schema, da blocco arriva sul secondo, ma bravo il portiere del Genoa. Lancio lungo da parte di Rubinho, Sanetti a saltare di testa, deve perfezionare il rinvio all'Inter, qui Milito spinge, calcio di punizione per l'Inter. 5 minuti, abbiamo già visto molto, soprattutto un grande ritmo, Antonio. Sì, sì. L'avvio del Genoa all'occasione con Thiago Motta, bravo in quell'occasione Materazzi, e poi l'Inter che colpisce subito con Ibrahimovic, il suo pallonetto a superare Rubinho. Balotelli, Stankovic, scambio tra i due, attenzione Balotelli, prova a liberarsi Balotelli, vuole il dribbling, va giù, tutto regolare, si continua a giocare, Genoa che riparte, rischia il dribbling qui, adesso la pressione dell'Inter, Thiago Motta allarga per Rossi, tocco dentro, recupera Sanetti, Cambiasso, Stankovic, Figo, buon approccio mentale alla partita da parte dell'Inter e dopo il brivido, dopo appena un minuto con l'occasione di Thiago Motta, ha avuto il merito di trovare il gol del vantaggio con una grande giocata di Ibrahimovic. Thiago Motta, Rossi direttamente all'indietro per Biava, adesso Ferrari, Thiago Motta gira per Bocchetti, avanza Criscito, Juric, Milito, non è perfetto il suo aggancio, ne approfitta allora Burdisso che fa ripartire Ibrahimovic, tocco ravvicinato ancora per Burdisso, adesso Balotelli, Santon, buona circolazione di palla, ancora Burdisso, lascia Cambiasso, Balotelli, Cambiasso, la pressione su di lui, se la cava bene Esteban Cambiasso, chiama in causa il capitano Sanetti, ottima la chiusura però ancora una volta del Genoa, c'è Bocchetti che lancia in profondità, Milito fuori gioco, secondo l'assistente protesta il pubblico di Marassi. Lo voglio rivedere Riccardo perché bravo Bocchetti a anticipare, poi forse un po' scivolata, voleva subito verticalizzare dove il movimento che lo dà proprio l'attaccante. Se è proprio millimetro da in questa immagine, difficile da questa inquadratura, inquadratura sembra leggermente al di là, però decisione piuttosto complicata questa. La rimessa laterale intanto in favore del Genoa, ecco questo è il momento del tocco, ripeto però non siamo esattamente, è difficile, sì, in linea con la difesa e con la posizione di Milito, non è facile da giudicare. Intanto Riccardo, l'Inter anche per questo fuorigioco tiene sempre la difesa molto alta, i centrocampisti molto vicini, anche i due esterni Figo e Balotelli vicino al centrocampo, pronti a pressare e giocare a due tocchi e ripartenze su Ibrahimovic che è proprio la punta centrale che detta i tempi alla squadra. Il fallo di Stankovic, calcio di punizione in favore del Genoa, sul pallone Matteo Ferrari, l'unico ex di questa partita. Lancio in profondità da parte dell'ex difensore della Roma, chiude Materazzi, ma c'è un fallo però visto da Morganti, è un calcio di punizione in favore del Genoa. Morganti che torna ad arbitrare il Genoa a Marassi, l'ultima volta 9 marzo 2008, praticamente un anno fa, sconfitta interna 2-0 contro la Juve. Milito dentro per Rossi, buona idea, ottima però la chiusura, Rossi va sul pallone, c'è però l'inserimento, soprattutto la segnalazione del guardalinee,
pallone uscito, si ripartirà da Julio Cesar. Anche Benito, che intelligenza, un giocatore che riesce sempre a dettare anche come Ibrahimovic i tempi alla squadra, e tiene palla, accorce, poi aspetta l'inserimento, un po' troppo lunga la palla, anche perché Burdista ha coperto molto bene Rossi, il quale è sempre molto pronto a inserirsi e si scambia sempre con Scully. Scully più dietro adesso e Scully avanti, a te. Ci prova il Genoa, pallone toccato per ultimo proprio da Thiago Motta, e allora la rimessa laterale in favore dell'Inter. È pronto Maicon. Siamo vicini al decimo minuto, già Inter in vantaggio grazie al gol. Secondo minuto, messo a segno da Ibrahimovic. Ferrari all'andata, ricordo, 0-0 a San Siro. Fu un ottimo Genoa quello che riuscì a fermare l'Inter. Chiude Maicon, la rimessa laterale ancora per il Genoa. Jakovic, che vive un grande momento di forma, si incarica della rimessa laterale. Ancora Jankovic, lascia partire il cross, colpo di testa da allontanare ancora una volta da parte della difesa nerazzurra con Materazzi. Genoa che fa girare il pallone, adesso Bocchetti direttamente dalla parte di Rubinho. Riccardo, ha messo Gasperini di Jankovic proprio su questa fascia sinistra molto largo, non vuole che Maicon spinga, infatti si è visto proprio attacca lo spazio, il giocatore del Genoa cerca sempre profondità proprio per il movimento per i compagni. Interviene Balotelli, c'è un calcio di punizione secondo Morganti, il fischio in favore del Genoa, pronto Thiago Motta alla battuta, ma adesso Juric, di nuovo Thiago Motta, lì vicino Rossi, la pressione di Stankovic che riesce a recuperare un buon pallone, Thiago Motta non ci sta e riesce a recuperare a sua volta per allargare poi dalle parti di Bocchetti. Juric prova il dribbling, supera Sanetti, non Cambiasso, pallone ancora lì, Rossi, era in dubbio la vigilia, è riuscito a stringere i denti, giocatore troppo importante per il 3-4-3 di Gasperini. La rimessa laterale in favore del Genoa. Milito, l'aggancio dell'argentino. Marco Rossi prova il cross, c'è deviazione, la rimessa laterale in favore del Genoa. Genoa che resta in zona d'attacco cercando la via del gol dopo il gol dell'1-0 subito dall'Inter. Ora calcio d'angolo in favore del Genoa, anzi semplice rimessa laterale secondo il guardalinea. Rossi, cross basso, Scully, il suo aggancio, prova a girare, ci riesce, attenzione, pallone interessante, Milito, Scully, e poi c'è la segnalazione di fuori gioco, il tocco di ritorno di Milito per Scully, è arrivata la segnalazione del guardalinee, si ripartirà dal calcio di punizione in favore dell'Inter. Vedete qui Milito, insomma, prova in qualche modo a girarsi. E qui c'è appunto il compagno dietro, ma non c'è il sostegno, arriva troppo ritardo Biava, però Scully in fuorigioco. Magari Burdisso lì per controllare l'attaccante, magari si forse gli mette un po' qualche mano addosso, però non sembrava niente di grave. Andiamo da Andrea Paventi a bordo campo. Andrea. Sì Riccardo, prima indicazione in portoghese, intanto a te. Occhio a Milito, c'è la chiusura di Burdisso, sarà difficile in una partita come questa passare la linea a bordo campo, perché le due squadre veramente non danno tregua, uno spettacolo continuo, la possibilità di assistere ad occasioni pericolose in ogni momento. Criscito prova a spingere sulla corsia di sinistra, cerca spazio, lì vicino c'è anche Juric, ha provato poi il suggerimento Jankovic, non guadagna il fallo laterale come voleva. Torniamo da Andrea Paventi, poi andremo anche sulla panchina del Genoa con Paolo Assogni. Andrea. Vi dicevo Riccardo, indicazione in portoghese di Mourinho direttamente a Luis Figo, lui vuole un centrocampo molto attento, equilibrato, devono rimanere sempre quattro uomini, così quando non si abbassa Balotelli da una mano deve essere Figo a farlo, stessa cosa deve fare Stankovic, così come i due giocatori in mezzo al campo, se sale Zanetti Cambiasso rimane a copertura e viceversa, se si sgancia Cambiasso deve essere Zanetti, però vuole equilibrio. Prima ha visto la squadra un po' disequilibrata con Stankovic un po' alto, Figo e Balotelli che non era rientrato, allora si è arrabbiato molto, devono dare una mano ma devono rimanere comunque in quattro. Lo fanno bene perché sempre molto stretti, molta densità palla velocemente, ma sono sempre pressati come in questo momento. Avanza il Genoa, ci prova con Bocchetti, largo si propone Jankovic, avanza Bocchetti, azione personale, poi tocca per Milito, vuole girarsi l'argentino, su di lui la chiusura ottima da parte di Burdisso. Figo, non alzare, ne approfitta Milito, limite dell'area, ha provato il tocco, qui va il fallo, non è d'accordo Morganti, se la prende il pubblico. Andiamo sulla panchina del Genoa, andiamo da Paolo Assogna. Paolo.
Gasperini vuole sfruttare di più la fascia sinistra, sta dicendo a Criscito di non farsi abbassare troppo da Figo, anzi di preoccuparlo. Proprio in questo senso chiede a Jankovic di non giocare di prima, proprio Muto Fagli ha detto non giocare di prima, aspetta, tieni il pallone e aspetta la sovrapposizione di Criscito per fare la superiorità da questa parte. Sì, è giusto, perché ce l'hanno sia da una parte che dall'altra, sicuramente con Rossi possono creare due contro uno. Jankovic è molto rapido a attaccare proprio lo spazio come in questo momento, bravo Bordista che mi sembra sia entrato in partita molto bene. Infatti stavo pensando la stessa cosa, buona partita finora di Burdisso, siamo appena al 14°, ottimi interventi però per il centrale argentino. Adesso Juric larga per Criscito, il varco l'ho trovato per servire Jankovic, chiude Sanetti, scivolata di Jankovic e ancora Genoa in possesso palla. Criscito lascia partire il cross, allontana in qualche modo Stankovic, non è finita però, Bocchetti rimette dentro, nessun problema per Julio Cesar. Erano rimasti uno contro uno perché Ibrahimovic è solo con Ferrari, perché Biava anche lo stesso Bocchetti è andato in pressing, la palla magari in verticale, dovrebbero rimanere sempre due difensori con Ibrahimovic perché uno contro uno può essere molto pericoloso l'attaccante dell'Inter. Prova la sponda Ibrahimovic, si stava inserendo Mario Balotelli, buona chiusura di Bocchetti, siamo già dall'altra parte, Milito non riesce ad agganciare. Entra in scivolata Materazzi che probabilmente ha qualche problema, fa fatica a rialzarsi. Marco Materazzi porta la panchina. Vedi Riccardo, quella specie di tapping alla gamba sinistra, forse sì, avrà risentito qualcosa. Lì vediamo, vedi proprio con la gamba sinistra va a prendere una palla in spaccata e forse... È la gamba del famoso infortunio, quello in nazionale, lo ricorderete, che aveva fatto temere addirittura l'addio al calcio di Materazzi, poi con grande volontà il ritorno in campo, il ritorno a disposizione dell'Inter, non può continuare però, è già pronto il cambio della squadra nerazzurra, intanto Balotelli e Mourinho a colloquio, quando siamo al 15° minuto di questo primo tempo, decide Ibrahimovic, ancora Materazzi, andiamo da Andrea Paventi, Andrea. Eh sì, immediato il cambio, tra l'altro richiesto direttamente da Mourinho prima che entrasse il dottor Combi a controllare le condizioni di Materazzi. Mourinho aveva già deciso di inserire Cordova, non vuole rischiare niente, non vuole rischiare di perdere un ulteriore difensore per la sfida di Old Trafford, allora meglio far uscire subito Materazzi, controllare la situazione e mettere Cordova in campo. Scelta saggia, fuori Materazzi, dentro Ivan Ramiro Cordova. Chiedo ad Antonio Di Gennaro cosa cambia secondo te, anche se le caratteristiche di Materazzi oggi sono importanti indubbiamente, però è un Genoa questo che gioca molto spesso palla a terra, verticale, poi sicuramente verticale. Cordova può disputare una grande partita al fianco di Burdisso, è anche più veloce nei recuperi sicuramente, ma anche di testa è molto bravo tempista nello stacco. Certo Materazzi dava esperienza, sicurezza, anche forza fisica, però insomma anche Cordova non è l'ultimo arrivato. Si piazza centro-destra con Burdisso centro-sinistra, ha preso il posto di Materazzi Burdisso, diciamo come schema tattico difensivo. Balotelli, il suo controllo, due su di lui, prova a liberarsi Balotelli, vuole spingere fino in fondo, c'è la chiusura da parte di Criscito, la rimessa laterale in favore dell'Inter, si incarica della battuta Maicon, lì vicino ancora Balotelli, c'è anche Stankovic però, il suo aggancio, Figo ha agganciato e ha toccato per Balotelli, prova il dribbling, Criscito riesce a rubare il pallone senza grossi problemi, recupera però l'Inter, Sanetti, Stankovic, Balotelli, lascia partire il cross, troppo lungo per tutti, pallone dall'altra parte raccolto da Sculli. Sul secondo non c'era nessuno, Ibrahimovic tentava proprio centralmente l'attacco sul primo palo, infatti ha fatto un gesto, come dire, troppo alta la palla, erano andati anche Biava e Ferrari pronti proprio a raddoppiare l'attaccante del svedese. Fallo di Milito ai danni di Burdisso, secondo Morganti resta a terra Nicolas Burdisso. Il problema oggi centrale dell'Inter. Sì, effettivamente già fuori Materazzi, speriamo non sia nulla di grave per Burdisso, che si rialza prontamente, buon per l'Inter e per Mourinho. Eccolo qui Milito che chiede scusa con calcio di punizione per l'Inter, battuta da Cambiasso. Santon, ancora Cambiasso, cerca la testa di Balotelli che lascia rimbalzare il pallone, poi lo aggancia, adesso sfida Criscito, tocco lì per Maicon, lascia partire il cross, allontana bene Bocchetti,
duro Córdoba, subito e calcio di punizione allora per il Genoa. Comunque sempre molto aggressivi quelli dei giocatori dell'Inter, difesa sempre molto alta, vanno subito ad attaccare, attivi anche sia Balotelli che Figo, che adesso si sono scambiati il posto dalla fascia, ma sempre molto reattivi, vedi, vanno sempre a pressare il portatore e spesso sono i difensori del Genoa a proporre il gioco perché i centrocampisti sono molto pressati. Ancora Córdoba, deciso su Milito, prova poi Jankovic, un cross prima colpisce male, voleva il taglio di Sculli, pallone troppo sul portiere Giulio Cesar, il suo problema. E Inter che riparte con Cambiasso, telecamere per Milito, che francamente come caratteristiche, tornando al discorso precedente, Antonio, non me ne voglia nessuno, almeno per quello che è il mio parere, secondo me l'ingresso di Córdoba non ha fatto molto piacere a Milito, proprio come caratteristiche, secondo me Materazzi gli poteva dare qualche metro in più, esatto, sono d'accordo, metro in più e soprattutto in velocità sicuramente poteva lasciare qualcosa a Milito. Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Non lascia nulla a Milito. È vero, è vero. E poi anche c'è un altro discorso, perché Stanco ci vede in fase non possesso, va sempre su Thiago Motta, altro giocatore determinante per questa squadra, proprio perché in fase di gioco, di proporre gioco, ed è sempre molto marcato, sempre a parte la prima occasione che si è inserito molto bene dove è stato deviato da Materazzi. Lungo lancio di Maicon che termina direttamente in fallo laterale, resiste il vantaggio dell'Inter quando siamo al 20esimo, dopo due minuti ricordo il gol dell'1-0, quello firmato da Zlatan Ibrahimovic, 15esimo in campionato, segna esattamente un mese dopo l'ultimo gol, sempre in trasferta a Lecce, in quell'occasione aveva segnato l'ultima volta in campionato Zlatan Ibrahimovic. Ora fanno 15 gol in campionato, 1 in Champions League e 2 in Coppa Italia. Uno proprio al Genoa, ricordo che queste due squadre si sono già affrontate sia in campionato a San Siro, nella gara d'andata ovviamente, ma anche il 13 gennaio di quest'anno, negli ottavi di finale di Coppa Italia con l'Inter, vittoriosa 3-1 a San Siro dopo i tempi supplementari. Vedi Riccardo, non c'è, attenzione, gran palla questa per Milito che gira dietro la difesa, non c'è fuori gioco, Milito può agganciare, lo sfida anzi Córdoba, e allora Milito preferisce toccare all'indietro per Juric. Arriva Bocchetti, si stacca, si fa vedere Thiago Motta, Bocchetti tocca per Biava, avanza Biava, zona tiro, con il destro mette dentro Thiago Motta, Giulio Cesar! L'ho detto prima che non riusciva a giocare, ma negli inserimenti è veramente bravissimo, lo trova Biava perché ripeto i terzini fanno anche loro il gioco, perfetto il cross, non lo prende il Cambiasso ma ci pensa uno straordinario portiere, Giulio Cesar, strepitoso. L'ennesima grande parata, l'ennesima parata decisiva per Giulio Cesar. Biava sembrava poter anche tentare il tiro perché c'era spazio, invece è stato ancora più intelligente perché ha visto Thiago Motta libero al centro, bel cross quello di Biava e sì, Thiago quindi... Motta che va quasi a colpo sicuro, Giulio Cesar, la grande risposta. Che ritmo. Ibrahimovic dall'altra parte, lascia partire il cross, Rubinho. Che ritmo, che giocate, squadre corte ripartono senza problemi, se la stanno giocando tutti e due con grande aggressività. Attenzione! Sculli, Milito in fuorigioco secondo l'assistente. Se la prende Milito. E questo è da munizione. Eh sì, arriva anche il giallo per il principe Milito. Qui si gioca sui centimetri perché lui tra i due centrali, poi bisognerà anche rivederlo questo. Questa verticalizzazione in cui lui, vediamo, sì, sembra di sì, ecco. da questa prospettiva sembra leggermente al di là, ecco. Onestamente possiamo anche dire una cosa però, per Milito che in questo campionato ha segnato 15 gol, 5 annullati fuori gioco che non c'era. Ed erano regolari, esatto. Quindi probabilmente forse per quello ha buttato via la palla, perché poi sono sicuramente anche i tempi del centrocampista, del compagno nel dare la palla, con queste difese sempre molto alte in linea, proprio si gioca il secondo. Paolo Assogna sulla panchina del Genoa. Paolo, sì, dovrebbe aver cambiato modulo Gasperini, dovrebbe aver chiamato la difesa a 4. Adesso cerchiamo subito di capirlo. Beh, lo stava facendo anche un po' prima, Rossi si abbassava basso. Sì, Rossi basso, oppure anche Cristo si abbassava in questo caso. Occhio al Genoa che riparte con Sculli al centro, è pronto Milito a ricevere, eccolo qui, limite, prova il destro, il suo è un pallonetto, non colpisce bene, pallone che sorvola la traversa di Giulio Cesar, ma è sicuramente un ottimo Genoa, dopo essere stato colpito a freddo dopo due minuti ha dimostrato di voler reagire, e sicuramente la migliore occasione è proprio questa,
che viene riproposta dalla regia del nostro Mauro Marani. Strepitoso. Il cross di Biava, la testa di Thiago Motta. E l'intelligenza però, Riccardo, di Maicon di andare vicino al portiere che può respingerla, invece dell'attaccante è andato lui con grande tempismo. Di testa Bordisso, non si fa superare dal pallone. Poi Cambiasso direttamente in profondità, dove non c'è nessuno però. Sì, Rossi si può interscambiare con Biava, è una difesa a 4, Criscio sempre basso, perché appunto quando si alza da una parte quando c'è Figo oppure adesso Balotelli, lui deve per forza dare una mano alla difesa. Rimessa laterale per l'Inter che arriva da 7 risultati utili consecutivi in questo campionato, 5 vittorie e 2 pareggi, l'ultimo proprio quello con la Roma, il 3-3 di domenica sera. L'altro sempre casalingo a San Siro, l'1-1 inaspettato alla vigilia contro il Toro. Prova a spingere l'Inter sulla sinistra, ci prova Santon che viene fermato con un fallo da Sculli. Calcio di punizione. Riccardo, si era detto proprio all'inizio della partita, poi grande aggressività del Genoa, che l'Inter deve essere brava a giocare sempre di prima con due tocchi, pronto per anticipare l'azione del pressing, e lo stanno facendo molto bene i giocatori di Mourinho. Maicon, lo attacca Jankovic, arriva Balotelli. Suo controllo non riesce però a superare il diretto avversario, che chiude bene Cordoba, non è però granché il suo aggancio, e allora il fallo laterale è regalato al Genoa, che può salire con Criscito alla battuta. Lì vicino c'è Jankovic, c'è anche Juric, si fa vedere Milito, trattiene Cordoba, gamba un po' tesa, lascia giocare Morganti, recupera Sanetti, adesso Stankovic, non trova Ibrahimovic, andiamo ancora sulla panchina del Genoa, di nuovo da Paolo Assogna. Sì, perché è un modo di difendere un po' atipico, perché a parte la difesa 4, a parte il numero dei difensori che ci saranno, Gasperini ha detto soprattutto a Biava di andare a marcare quasi a uomo dalla metà campo in poi i movimenti di Stankovic. È un po' strano, e quindi Rossi deve anche lui indietreggiare, diventano quasi a 5, perché poi si allarga Figo da, come in questo caso a sinistra, e Rossi, vedi, diventa una difesa 5-4-1 in fase non possesso, Riccardo. Eh sì, lo vediamo proprio ora al momento del rinvio di Giulio Cesar, 5 dietro per il Genoa e 4 centrocampisti con Milito unica punta. Adesso Ibrahimovic, il suo controllo da dietro Sculli, passa il pallone e poi ripartire l'azione del Genoa. Avanza Marco Rossi, ancora Sculli, troppo lungo il suo passaggio, ne approfitta l'Inter che è già ripartita, qui c'è un intervento con pallone lontano, lasciato giocare l'arbitro, attenzione Ibrahimovic, non riesce a superare il diretto avversario, ne approfitta allora Jankovic, può partire il Genoa, 20 al termine del primo tempo, tenta il dribbling, Bosco Jankovic va avanti con un po' di fortuna, arriva l'aiuto di Bocchetti, Criscito, lancio in profondità ancora per Jankovic, occhio al suo scatto, Maicon, non si fa sorprendere. Tocco all'indietro, Giulio Cesar non vuole rischiare, scaraventa il pallone in fallo laterale, Andrea Paventi sulla panchina dell'Inter. Sì, ormai Mourinho da diversi minuti ha chiesto a Figo di stare stabilmente sulla sinistra, lui lì può mettere in difficoltà maggiormente i suoi avversari, però quel lavoro che sulla destra faceva prima il portoghese deve farlo Balotelli, che tende per caratteristiche ad accentrarsi un po', deve essere bravo a scalare, ad abbassarsi, a non dare la possibilità a Criscito sulla corsia di sinistra di salire e a cercare di metterlo in difficoltà anche fisicamente. No, però lo stanno facendo bene, prove di Genoa alla contromossa, perché attaccano sempre con le verticalizzazioni, si scambiano i ruoli, in questo caso Criscito, ma è sovrapposto da Jankovic, che attacca bene lo spazio come prima, e Maicon ha fatto un buon salvataggio in recupero. Avanza Ferrari, tocco in verticale, pallone intercettato ma con un fallo da parte di Santon, e allora il calcio di punizione in favore del Genoa. Ormai parlare di Santon è quasi superfluo, Antonio, ormai sembra un giocatore che non ha vita di gioco. Sì, sì, con la saggezza del veterano in ogni partita. Tocco dentro, Milito cerca lo spazio per il cross, sfortunato qui Diego Milito, è sull'ultimo tocco, pallone che termina direttamente sul fondo, si ripartirà da Giulio Cesar. Come dicevi te, Riccardo, ha visto che è andato a trovare su Bordisso, perché ha visto che Cordova lo marca strettissimo e difficoltà, invece qui gli aveva preso un metro, e poi nel cross è stato giustamente sfortunato perché il rimpallo non gli ha consentito un calcio d'angolo. Lancio in profondità di Giulio Cesar, di testa è andato Ibrahimovic, Balotelli non aggancia, Jankovic, Milito, il suo controllo, allarga subito per Criscito, può avanzare, la finta su Cordoba che salta, Criscito con il destro mette dentro, attenzione, colpo di testa, Giulio Cesar, nessun problema su Sculli. Queste palle alte sul secondo palo, si è fatto male anche Bordisso adesso. Queste palle sul secondo palo, perché Criscito poteva calciare subito col sinistro il suo piede, invece ha sterzato bene sul secondo, un po' in ritardo Santon,
ma è attento sempre Giulio Cesar, proprio perché Scully non vuole indirizzare più a incrociare il colpo di testa, ma è troppo debole. E qui se si fa male anche Burdisso, l'unico che può giocare dietro è Cambiasso, Riccardo, centrale difensivo. Eh sì, in panchina con Mourinho ci sono Toldo, Muntari, Jimenez, Mancini, Crespo ed Adriano. Cordoba, come sapete, è già entrato perché al 15° ha dovuto abbandonare il campo Materazzi. Cambio chiede, Giulio Cesar, vedo. Soprattutto noi sappiamo che Kivu e Samuel oggi non sono a disposizione, recuperarli per Manchester non sarà facile, questa è una brutta notizia per José Mourinho. Andiamo da Andrea Paventi per chiarirci bene le idee. Andrea, Kivu e Samuel, è chiaro che c'è speranza per loro in vista di Manchester, però oggi vengono a mancare sia Materazzi che Burdisso. Andrea. Eh sì, e cresce anche la preoccupazione, perché è chiaro che adesso quel ruolo lì di centrale lo andrà a fare Cambiasso, visto che è già pronto Muntari, e quindi numericamente andrà a rinforzare il centrocampo, però Cambiasso, come avevi giustamente detto tu prima, è l'unico adattato al ruolo. Adesso rientra Burdisso, ma è dolorante, Mourinho era già pronto a fare il cambio, che però in questo momento rallenta, cioè ha detto al team manager Butti di aspettare, vediamo come sta Burdisso. Occhio al Genoa intanto, pallone dentro, Milito non può arrivare, c'è Cordoba che allontana. Pallone spazzato via, poi Ibrahimovic è fermato da Ferrari, può avanzare il Criscito sulla corsia, avanza ancora, allarga ma sbaglia, ha tentato il tocco per Jankovic, qui poi Maicon si allunga troppo il pallone, bravo Criscito a coprire con il corpo. Riccardo, non so se il campo o il pallone, perché già 3-4 volte da ambedue le squadre il controllo, lo stop e poi per ripartire hanno sbagliato veramente anche i giocatori molto bravi, tra cui adesso Maicon. La rimessa di Criscito. Jankovic può andare, chiude bene Cordoba. Qui a sinistra non è facile per Maicon, perché sia Criscito ma lo stesso Jankovic attacca sempre questo spazio, quindi sarà una bella gara su questa fascia. Calcio d'angolo in favore del Genoa, va Juric con il sinistro, occhio al buco in area di rigore. Juric, il cross, pallone che viene allontanato, poi Figo di testa, perfezione il rinvio, non è finita però, ancora il Genoa e ancora Juric, sempre lì, cerca spazio, trova il traversone lungo e c'è una spinta in area di rigore, un fallo su Santon visto dall'arbitro e calcio di punizione per l'Inter. Andiamo da Andrea Paventi. Andrea. Sì, riconfermo che non ce la fa Burdisso, Mourinho ha voluto dare un minuto in più a Muntari per cercare di completare il riscaldamento, anche prima Cordoba era entrato di fatto a freddo, adesso però il cambio è inevitabile perché Burdisso lo ha praticamente chiesto alla panchina e lo sta facendo ancora. Secondo cambio obbligato per l'Inter, che è sì in vantaggio ma sicuramente in questo pomeriggio non è fortunata, perché è già la seconda volta che Mourinho, non per una scelta tattica o tecnica, deve sostituire un uomo. Prima Materazzi al quarto d'ora, esattamente 15 minuti dopo anche Burdisso deve lasciare il campo. Dentro adesso Muntari, che non sta attraversando il suo periodo migliore in questo campionato. Cambiasso va centrale al fianco di Cordoba, ricordo che in avvio di stagione Cambiasso sì, ha giocato in più di un'occasione in quella posizione, anche molto bene, e anche contro la Roma, no? Nel sì, secondo tempo. Muntari a centrocampo, ovviamente, fare il suo, prendere il posto di Cambiasso, proprio basso, con i due mezzali rimangono Stankovic e Xavier Zanetti. Figo, prova ad allungare, Criscito su di lui, la chiusura è scivolata, la rimessa laterale per l'Inter, Maicon. Si fa vedere Ibrahimovic, va un po' per le lunghe, qui la battuta di Maicon, adesso Ibrahimovic tocca all'indietro per Zanetti. Muntari, la pressione su di lui, ancora Muntari, tocca per Zanetti, pallone ancora in gioco, Maicon, guardate il Genoa, raddoppia, triplica le marcature e si guadagna il fallo laterale. Eh sì, lo deve fare, l'ha fatto molto bene, ma tutte e due le squadre hanno avuto un ritmo alto, una grande aggressività, pronti per ripartire sia dalla parte con Ibra che dall'altra parte con Milito. Milito, Zanetti non molla, pallone che arriva Figo in qualche modo, si fa vedere Balotelli, si allunga troppo il pallone Figo. Ancora una volta Riccardo, hai visto? Oh, non so se il pallone, ripeto, o il campo, ma da questi giocatori è difficile vedere un controllo o una situazione della palla. Ma Figo non ce l'ha più. Figo no, ma anche prima Maicon, lo stesso prima anche da Thiago Motta. Criscito, Juric,
la pressione di Sanetti. Ottima la partita del capitano nerazzurro, pallone che arriva ugualmente a Jankovic, tocco morbido dentro, Milito prova ad infilarsi, Cambiasso deve allontanare Cambiasso perché sta arrivando Sculli minaccioso. Cambiasso è bravo qui a mettere in fallo laterale. Paolo Assogno da bordo campo. Paolo, sì, volevo dare una risposta ad Antonio Di Gennaro, non è il pallone, è il campo che è in condizioni tutt'altro che buone. Infatti si vede. Thiago Motta per Rossi, parte il suo cross, Cambiasso allontana, non è finita però, ancora Cambiasso a liberare, intervento di Juric. Qui c'è un fallo secondo Morganti, una posizione interessante, fallo probabilmente di Javier Sanetti. Sì, perché è andato in anticipo Juric. Forse gamba tesa, non so. Vediamo. Sì, gamba tesa. Bravo Juric, perché proprio attaccano sempre a pieno organico quelli del Genoa, rimangono sempre uno contro uno, due contro uno dietro con Ibrahimovic. Ma il Genoa, nonostante il gol che ha preso, non è sembrato una squadra che ha accusato, anzi, una bella partita, tutte e due le squadre veramente. Qui c'è Juric con il sinistro, anzi Thiago Motta che se l'è messa lì, sì. Sicuramente prende la sua rincorsa. È pronto Thiago Motta, tre gol per lui finora, ma c'è anche Juric sul pallone, attenzione. Thiago Motta, pallone che termina alto. Sì, non sembrava molto convinto nel tiro, sicuramente era il tiro migliore per proprio a girare la barriera, anche se non aveva messo tanti uomini Giulio Cesare proprio per vedere partire la palla. Torniamo sulla panchina dell'Inter, torniamo da Andrea Panetti. Sì, perché c'è un Nicolas Burdisso, oltre che dolorante, davvero disperato, molto dispiaciuto. È stato consolato anche ad Hernan Crespo, adesso è stato fasciato, però insomma ha scosso per diversi minuti la testa, ha paura che questa possa essere una di quelle situazioni che lo potrebbe mettere fuori causa per Manchester. È certo brutto colpo per l'Inter, vista insomma la difficoltà in difesa, lo sappiamo, Kivu e Samuel oggi indisponibili. Faranno di tutto per recuperare, ma insomma non c'è grande ottimismo. Anche prima di questa partita non c'era grande ottimismo, e adesso giocheranno questi due infortuni in difesa, Materazzi e Burdisso. Stankovic, il suo cross, Sculli allontana tra i piedi di Muntari, pallone che arriva poi dalle parti di Sanetti. Adesso Figo, Maicon, 10 minuti al termine del primo tempo, avanza Maicon. Stankovic, ancora Figo, prova il dribbling, perde palla però, attenzione a Genoa, Thiago Motta sbaglia, suggerisce per Muntari praticamente, che può toccare con calma a Cordoba. Riccardo, a metà campo non si può portare palla perché si è sempre pressato, raddoppiato, quindi ci deve essere subito la verticalizzazione centravanti oppure l'esterno che dà il là proprio al movimento per il compagno, in questo caso Thiago Motta, che ancora una volta ha perso palla. La rimessa per il Genoa, battuta da Criscito, adesso Bocchetti lancia in profondità. Ricordo che il Genoa ha sempre segnato in casa in questo campionato. Milito morbido a cercare Sculli, era molto buona l'idea, non ha colpito bene. E infatti gli fa il segno del pollice Sculli perché aveva fatto il contromovimento per evitare il fuorigioco. La palla regia si era inserita anche molto bene Marco Rossi, destra che non è stata sfruttata a dovere questa catena appunto di destra con Sculli e Marco Rossi. Invece a sinistra molto bene Jankovic e Criscito. Avete visto, era partito in posizione regolare Sculli. Traiettoria però che non lo ha favorito. Pallone dalle parti di Giulio Cesar. Balotelli viene chiuso da Piava. Intervento sul pallone. Inter che però recupera con Muntari. Cambiasso fa girare di testa Stankovic. Ancora Muntari. In qualche modo allontana, ma può mettere giù Matteo Ferrari. Lo scatto di Jankovic. Il lancio di Ferrari. La chiusura di Maicon. Milito va su questo pallone. Con un braccio secondo Morganti. Calcio di punizione. Vedo questa palla in verticale per Jankovic che attacca anche lui lo spazio, però Maicon non spinge molto ma lo tiene molto vicino. Questo era il calcio di punizione precedente, quello provato da Thiago Motta con Balotelli che aveva allargato un po' il gomito, ma avete visto, non tocca il pallone, non c'è stata la deviazione. Muntari, Sanetti, Maicon. Si fa vedere Figo, buona la chiusura però su di lui. Figo gli fa il cenno, come dire, io ti faccio il movimento ma anche di andare in profondità, invece gliela danno sempre magari corta. In questo caso l'anticipo di Krish è sempre ottimale sul tornante portoghese. Stankovic cerca e trova Figo, prova a liberarsi Luis Figo, tocca fuori per Muntari, può provare il suo sinistro, invece un tocco dentro, non era male per Ibrahimovic.
che non riesce ad arrivare. Pallone bloccato da Rubinho. Rossi non riesce a spingere perché vedi deve fare le due fasi, attenzione che stop di Milito a terra. Stop a seguire straordinario da parte di Milito, due su di lui però, prova a cercare lo spazio per il cross basso, pallone che non arriva a Scully, merito di Cambiasso. Chiude allora Buntari che prova in verticale ma sbaglia, il tocco per Balotelli. Stavo dicendo Riccardo di Marco Rossi che lo vedo più basso di Biava, che è un difensore. Marco Rossi ha la capacità, la forza di andare anche, diciamo, di sovrapporsi, di attaccare lo spazio sulla destra. Non so se è una tattica oppure è una quello che vuole Gasperini in questo caso, che di essere più vicino a Balotelli, Marco Rossi nella marcatura, come in questo caso, vedi? Milito in profondità, il suo scappa, attenzione Cambiasso prova a chiuderlo, Milito aspetta per il cross dentro, c'è la deviazione proprio di Cambiasso, la rimessa laterale in favore del Genoa. È stato bravo Cambiasso perché ha aspettato Montari che gioca ora al posto suo davanti alla difesa, è quello che deve andare proprio nei raddoppi nel dare appunto la possibilità in questo caso a Cambiasso di non farsi saltare da Milito. Ancora Milito, sempre punto di riferimento, occhio al cross, Julio Cesar, nessun problema per lui. Può ripartire l'azione dell'Inter che ha vinto 2-1 in trasferta nell'ultima partita giocata a San Siro, fuori da San Siro scusate, il 21 febbraio a Bologna. Cambiasso, poi il pareggio di Britos e il gol di Balotelli, era la vigilia di Inter Manchester United. Eccolo Balotelli che mette giù, prova a liberarsi, non c'è fallo su di lui secondo Berganti. Riparte l'azione del Genoa, c'è un errore però che favorisce Sanetti. Maicon può viaggiare sulla corsia di destra, attenzione a Maicon, non trova lo spazio per il cross, prova a chiudere con il corpo Criscita. Hanno 5 difensori ma rimangono tutti schiacciati, quelli del Genoa a centrocampo, sicuramente un uomo in più quelli dell'Inter, e recuperano palla, poi Maicon al cross, stoppato molto bene da Criscita che fa una buona copertura. Inter che arriva da 3 vittorie consecutive in trasferta, Catania, Lecce e Bologna, prima la sconfitta, quella di Bergamo per 3-1 il 18 gennaio, anche data dell'ultima sconfitta dell'Inter in campionato. Occhio a Figo, il suo cross, Rubinho in qualche modo, forse anche un fallo su di lui, spazza via il Genoa. Si fa anche male, vedi che ha colto la palla, sta toccando il braccio, sicuramente un fallo c'è. Montari prova Santon, si accentra molto bene ma non c'è fallo secondo Morganti. Thiago Motta prova a liberarsi, interviene Santon con un fallo invece. Allora il calcio di punizione per il Genoa, 5 minuti pure recupero qui, chiedono la munizione perché un po' la palla l'ha buttata via, Morganti ha un richiamo verbale per Santon e qui il tackle c'è e poi il pallone allontanato. Intanto Bocchetti, Thiago Motta lo attacca, Buntari, ancora Thiago Motta per Bocchetti, lì vicino Criscito, il suo controllo, di nuovo Bocchetti che prova dentro per Criscito, Maicon di fatto restituisce il pallone a Criscito che poi cerca Jankovic. Era buona l'idea, un po' troppo potente questo passaggio. Sì, perché Juric si era poi inserito lui per creare un triangolo e Criscito sta facendo molto bene, d'altronde questo è il suo ruolo ormai di esterno basso, sinistro, spinge molto bene e fa anche copertura, in questo caso non è stato ottimale l'appoggio. Di testa Jankovic, a saltare Stankovic che allontana, poi Ferrari a cercare l'inserimento di Scully, buono il colpo di testa, attenzione Milito alla caccia del pallone, il netto vantaggio Cordoba però, spazza via il colombiano. Figo con una spinta su Bocchetti. Meno di 4 minuti alla fine del primo tempo, qui Figo che poi ha mandato un po' troppo platealmente a quel paese l'arbitro Morganti. Intanto Juric, buon lavoro di Thiago Motta, rischioso, scivolata Sanetti, ottima partita quella di Javier Sanetti. Rischioso Riccardo perché ripeto a centrocampo sono raddoppiati, devono trovare subito le verticalizzazioni, hanno quasi 3 attaccanti, Scully troppo basso, anche non attacca mai la fascia destra, solo Milito davanti, Jankovic molto più alto rispetto appunto all'altro Scully che rimane anche lui, forse non so, c'è la catena di destra, come ripeto non è ancora funzionato per il Genoa. Qui Biava duro su Ibrahimovic, intervento falloso ai danni del centravanti dell'Inter, autore del gol che per ora decide la partita. Ricordo 15° gol in campionato per Ibrahimovic che ha agganciato Milito e Gilardino nella classifica cannonieri.
Ibra che è tornato a segnare dopo un mese esatto di attesa. Il gol di Lecce, Bocchetti allontana. La rimessa laterale sarà per l'Inter che resta in zona d'attacco. Quanto mancano 2 minuti e mezzo a più recupero alla fine del primo tempo. Si avvicina Figo, pronto alla battuta Santon. Si fa vedere anche Balotelli, pallone lungo di Santon, Ferrari in qualche modo, poi spazza via Sculli. Adesso Cordoba, Maicon, Sanetti direttamente all'indietro per Cambiasso. Finora si è cavata piuttosto bene la coppia Cambiasso-Cordoba. A bloccare Rubigno. Il Genoa è l'occasione più importante con Thiago Motta, proprio perché la capacità sua proprio di inserirsi, uno magari anche sul calcio piazzato, ma è stato molto bravo in questi due casi Giulio Cesare. Si è arrabbiato molto Gasperini per questo lungo rinvio di Rubigno, voleva far partire l'azione da molto più vicino l'allenatore del Genoa. Intanto qualche scambio non troppo amichevole tra Ibrahimovic e Bocchetti. Criscito può andare via, il controllo di Criscito che è bravo ad accentrarsi, poi viene tirato giù da Balotelli. Calcio di punizione, anche Balotelli se la prende con Murgatti. E qui il fallo c'è perché ha fatto una buonissima cosa, perché era là, si era allargato Janko e ci ha dato la possibilità al compagno di venire a poi a creare il 2 contro 1 e poi nel passaggio l'ha sbilanciato. Il fallo c'è, vediamo, sì proprio gli toglie Balotelli e Criscito che sono compagni di nazionale Under 21. Balotelli ha proprio chiesto Mimmo, riferendosi ovviamente a Domenico Criscito. Guarda che il fallo non c'era, in realtà una leggera trattenuta sul braccio sembrava esserci. 3 minuti di recupero, intanto Juric mette dentro, occhio al buffo in area di rigore. Milito deve provare a controllare questo pallone, lo allontana l'Inter, ancora Juric però, l'aggancio, buon lavoro di Jankovic, pallone dentro, colpo di testa, attenzione Thiago Motta e poi Giulio Cesar, ancora Giulio Cesar su Milito. Si è fatti male, ma che straordinario, perché Milito ha colpito sudo, ma poi Thiago Motta ha capito che poteva andare lì sulla palla evitando il fregio. Rivediamo qui due palle in prosecuzione e poi Milito, anzi Biava che riesce Biava, poi Giulio Cesar, poi Milito veramente sulla incredibile seconda questo battuta Milito Giulio che Cesar incredibile questa è sicuramente la parata più facile delle due. Quanto bisogna faticare per battere Giulio Cesar, molto. Antonio, ecco qui la testa di Thiago Motta, Biava è che centrale, ha provato la zampata, non è riuscito però a deviare il pallone e a cambiare, diciamo così, traiettoria che è rimasta più o meno la stessa. Sì, infatti, era Giulio centrale, Cesar è riuscito a mantenere la calma, insomma, e ad evitare il pareggio del Genoa. Comunque ancora una volta Thiago Motta, perché trova il tempo di stacco, lui è molto alto però è bravissimo proprio a dare proprio questo tempo per colpire, e poi c'è stata la reattività del portiere dell'Inter. Intanto, come mi suggerisce anche Ferruccio Zanotti dalla regia, è aumentato di un minuto il recupero, vedete anche in grafica, sono 4 proprio per l'episodio venuto in area di rigore. Ibrahimovic qui rumoreggia un po' il pubblico. Adesso rimangono sempre in 2-3 sull'attaccante dell'Inter, sulle verticalizzazioni, sulle palle buttate, in questo caso da Muntari, ma sia Ferrari, Biava e anche lo stesso Bocchetti rimangono molto vicini per raddoppiarlo. A te la copertura di Balotelli, che sta facendo un lavoro significativo sulla destra, soprattutto in questo finale. Intanto Ibrahimovic merita il giallo secondo Morganti per questo intervento, sorride lo svedese. Andiamo a rivedere l'accaduto, calcio di punizione in favore del Genoa. Sorriso ironico anche di Mourinho. Fallo c'è anche la munizione. Ma qui c'è una spallata, sicuramente. Sì, ma gli va non proprio sulla spalla, si è vede. È molto irruento Ibrahimovic perché manda fuori campo l'avversario. La pressione dell'Inter costringe all'errore il Genoa con Biava. La rimessa laterale in favore della squadra nerazzurra. Altri 2 minuti di recupero. Ferrari, intanto a colloquio con il quarto uomo Mourinho.
che non ha gradito, l'abbiamo visto chiaramente, la munizione di Ibrahimovic. Criscito, Balotelli su di lui, ancora Criscito, riesce ad andare via, sempre molto bravo in questa zona del campo. Il tocco era dentro per Milito che non aggancia, non è finita però perché Juric può mettere giù il pallone, lo allarga per Rossi, il capitano lo tiene in campo, Thiago Motta, Juric, anzi Biava, Rossi, allarga, e può arrivare Criscito, spazza via Balotelli, non in bello stile, e allora può recuperare Bocchetti, avanza il Genoa, l'attacco di Ibrahimovic, Balotelli che recupera, il tocco di Ibrahimovic, che prova a mettere dentro per Muntari, ben appostato Biava, Muntari lotta però, c'è anche Scugli a recuperare, Rossi, forse l'ultima chance per il Genoa in questo primo tempo, Thiago Motta, Juric, può avanzare il croato, sempre largo Criscito, Milito ancora per Juric, Bocchetti fa girare il pallone con pazienza il Genoa, Thiago Motta prova Scugli, recupera molto bene e riparte, palla al piede Luis Figo, attenzione Ibrahimovic sul filo del fuorigioco, parte posizione regolare per Ibrahimovic, Rubinho rimpallo su Ibrahimovic e alla fine si ripartirà con la rimessa dal fondo. Secondo me, vista in linea, la posizione era regolare. Cosa ha fatto Figo? Perché ha aspettato poi con l'esterno di una data, come dire, proprio nella profondità. Rivediamo. C'è quell'altro di là che rientra, mi sembra Biava o Marco Rossi, ma non lo vedo qua. Vista sì, in linea, perché questa sicuramente non è la prospettiva migliore per capire, ma vista qui in diretta, sotto la nostra postazione, a me sembrava che Ibrahimovic fosse in posizione regolare, ha fatto quel passo indietro che doveva fare per rientrare in, esatto, gioco contro il movimento, in quel momento, sì, sì. In quel momento gli hanno dato palla e quindi è stato giusto a mio avviso da parte di Airoldi lasciar giocare. Attenzione, Figo, Ibrahimovic ancora a terra dall'altra parte, Inter che continua a giocare, Balotelli, ultima azione di questo primo tempo, occhio al destro provato da Stankovic, non c'è più tempo allora, 0-0, Inter 1, è questo il verdetto di un primo tempo davvero molto bello, di un primo tempo dove abbiamo visto tante cose, tante occasioni da gol, un ritmo forsennato, doveva essere una grande partita, lo è stata, abbiamo capito perché Ibrahimovic è rimasto a terra dopo l'impatto con Rubinho, sfortunatissimo, sì. Dove fanno male, dove fa male. 1-0, decide proprio il gol al secondo minuto di Ibrahimovic, super spot, e poi di nuovo qui. Ligate, fuori Materazzi al quindicesimo, dentro Cordoba al suo posto, fuori Burdisso alla mezz'ora, dentro Muntari con Cambiasso che è andato a fare il centrale difensivo al fianco di Cordoba. E più che mai emergenza difesa in vista della gara di mercoledì contro il Manchester United, perché sia Kivu sia Samuel non hanno la certezza, anzi, di recuperare in vista della gara dell'Old Trafford. Sicuramente brutte notizie da questo punto di vista per l'Inter, buone per un primo tempo chiuso in vantaggio per un Inter che finalmente, anche se insomma vista la stagione dell'Inter e i punti in classifica è curioso dire finalmente, però erano tre partite che l'Inter nel primo tempo non c'era, no. Comunque regalava troppo, sì, campo agli avversari che ne hanno approfittato, ecco, in questa occasione non è successo, l'Inter è in vantaggio. Sì, perché all'atteggiamento proprio che doveva fare il Genoa l'ha aggredito proprio l'Inter, proprio il gol è venuto proprio da questa grande aggressività a metà campo, una palla magari anche buttata in profondità dove la difesa un po' alta ha rischiato e poi Ibrahimovic è partito molto bene, poi ci ha messo del suo alla grande per fare un gol meraviglioso, però il Genoa non ha accusato il colpo, ha giocato, ha creato una bella partita, due buone squadre. Grande ritmo nel primo tempo, grande agonismo da una parte e dall'altra, comunque correttezza, non ci sono stati interventi duri, due ammoniti, i due centravanti, Ibrahimovic e Milito. Sarà l'Inter a dare il calcio d'avvio di questo secondo tempo, a iniziare la ripresa di questo Genoa-Inter. Genoa che, ricordo, non ha mai perso in casa e ha sempre segnato a Marassi. Finora l'Inter sta sfatando il tabù Marassi per quanto riguarda il Genoa, ma è ancora lunga, c'è ancora il secondo tempo e ci sono ancora tre cambi a disposizione per Gasperini, uno soltanto invece per Mourinho. Sulla punta di battuta Ibrahimovic e Balotelli, rientra anche la panchina dell'Inter, accelera il passo Mourinho perché effettivamente un po' tutti stanno aspettando l'inizio di questa ripresa. Il Genoa già da qualche minuto sul terreno di gioco, chiede scusa a Mourinho per l'attesa, avete visto, qualche consiglio a Muntari,
E adesso è tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Altri 45 minuti per l'Inter. E poi la testa sarà al Manchester United, visto che Mourinho aveva voluto precisare alla vigilia di questa partita che la testa dell'Inter sarebbe stata solo al Genoa, e finora nel primo tempo i fatti lo hanno dimostrato. Il fischio di Morganti, cambiasso, lancio in profondità, Ibrahimovic con il tacco ha cercato Balotelli di testa, Rossi, ancora Balotelli alla caccia del pallone, regolare il suo intervento, Muntari, arriva Sculli, deciso, rimpallo, c'è ancora Rossi, Muntari su di lui, Rossi si gira, riesce ad allontanare, pallone che arriva proprio a Sculli, controlla Milito, attenzione perché c'è un intervento di Balotelli su Sculli, ha lasciato giocare Morganti, Sculli si rotola a terra, da rivedere questo episodio. Adesso a saltare Juric, ferma tutto Morganti perché Sculli è rimasto a terra. Dice che ha visto tutto. Andiamo. Cerchiamo di capire. Sculli, vedete, riesce ad allontanare, Balotelli lo colpisce. Da dietro, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Non c'è dubbio. Sì. Rossi ha qualcosa da dire all'arbitro Morganti. Preziosi. In tribuna, ieri ha fatto visita a Pegli, alla squadra, una visita anche un po' scaramantica. Sicuramente il suo Genoa sta regalando grandi soddisfazioni. Al di sopra, no? Di quello che si poteva pensare, sì, alla vigilia del campionato. Ma la svolta è stata perché in casa era sempre stato molto forte, poi ha cominciato veramente a fare, oltre ai risultati, anche delle prestazioni buonissime fuori casa, e lì ha preso sicuramente convinzione dei propri mezzi, che sono, insomma, una buona squadra con identità di gioco. E poi con giocatori importanti come fra tutti Milito e Thiago Motta. Eccolo Thiago Motta, Ferrari. Dal 96 è stato di proprietà dell'Inter, è andato in prestito per 3 stagioni, le ultime 2 con il Lecce e con il Bari, poi una stagione da titolare nella rosa dell'Inter, 19 presenze in campionato, poi prima la comproprietà e poi la cessione definitiva al Parma. Thiago Motta, Milito vuole girarsi, Cambiasso su di lui, è bravo Cambiasso nel lavoro su Milito. Thiago Motta però cerca il tocco dentro, pallone che resta lì, Jankovic può controllarlo, vuole girarsi, l'aiuto di Criscito, prova il cross, sarà calcio d'angolo per il Genoa, 2 minuti della ripresa, 1-0 per l'Inter. Ci attende un secondo tempo ricco di emozioni come il primo. Sì, perché sempre a sinistra il Genoa, ha fatto molto bene il primo tempo e anche il secondo, perché Jankovic riesce sempre a chiudere molto bene, a tagliare e non fa spingere Maicon a cosare adesso un calcio d'angolo importante per il Genoa. Dalla bandierina Juric col mancino, colpo di testa ad allontanare da parte di Cordoba, può partire il sinistro di Bocchetti, la deviazione di Santon sarà rimessa laterale in favore del Genoa. Marco Rossi pronto alla battuta. In zona d'attacco il Genoa, si fa vedere Milito, ancora servito da Marco Rossi, il suo controllo un po' difettoso, ne approfitta Muntari, mette fuori poi Stankovic. Ibrahimovic, era stato bravo Stankovic, c'era anche fallo su di lui, giustamente norma del vantaggio secondo Morganti. Javier Zanetti da dietro all'intervento, il calcio di punizione per l'Inter, il fallo di Piava. Sì, perché Zanetti è bravo con il baricentro a proteggere palla, a ripartire, qui il fallo da dietro perché era andato a saltare sul calcio d'angolo Biava, in questo caso fallo tattico. Biava espulso nell'ultima partita casalinga, quella pareggiata 3-3 contro la Fiorentina, espulso per doppia ammonizione nel primo tempo, tornato oggi dopo aver scontato la squalifica. Di testa e poi l'intervento falloso ai danni di Muntari, qui c'è Milito. Gasperini, Riccardo, tiene ancora questa difesa a 5 nonostante in fase di possesso l'Inter ha un 4-3-3 con 2 giocatori molto larghi, però non alza ancora Marco Rossi, potrebbe magari mettere Biava in una difesa a 4, Marco Rossi vicino a Sculli può essere un'alternativa valida sulla destra. Cordoba, lancio lungo, è andato su questo pallone Figo, ma la rimessa laterale secondo il guardalinea per il Genoa. Si incarica della battuta Criscito, aspetta però l'arrivo di qualche compagno. Jankovic prova a prolungare, recupera Maicon, c'è un fallo e calcio di punizione in favore dell'Inter quando siamo al 5° minuto della ripresa. La stagione qui a Marassi, 19 marzo 2008,
1-1 tra Genoa e Inter, con il vantaggio nerazzurro di Suazo, il pareggio della Genoa con Borriello. Calcio di punizione per l'Inter, come sempre Balotelli da quella posizione. Occhio al buco in area di rigore, sale Cordoba, Ibrahimovic, Stankovic, anche Maicon. Parte Balotelli, colpo di testa di Sculli che allontana. Ancora Balotelli per Figo. Balotelli lascia partire il cross, pallone lungo, Rupinho fa suo il pallone. Sì, perché Figo ha dato la palla, non gli fa sovrapposizione, lui si mette con la postura del corpo per crossare, proprio non teso perché c'è l'uomo vicino, e sul secondo palo lenta così la palla, il portiere va tranquillamente in presa. Tiago Motta a servire Ferrari, qui scivola Figo, buon per Ferrari che poteva andare in crisi. Bocchetti, Juric, ancora Bocchetti, Jankovic cambia tutto dalla parte di Marco Rossi, Sculli prolunga, eccolo il servizio per Rossi, prova a puntare Stankovic, chiude bene Muntari, buon lavoro il suo, pallone però ancora dalle parti di Sculli, trova lo spazio per il cross basso, tolto in controtempo Milito. Cambiasso allora, riparte l'Inter, Ibrahimovic largo per Figo, ottimo l'intervento in anticipo di Diava, ancora Genoa, Mourinho si fa sentire dai suoi, Thiago Motta, adesso Milito, Zanetti, rimpallo che favorisce Piava, Piava col destro, Giulio Cesar e qui ha colpito male. Sicuramente Santon qui si lascia un po' sorprendere, perché la palla, vedi, non gli arriva a lui, non chiude vicino a Cambiasso, e poi Biava con il corpo un po' indietro, forse voleva mettere un pallonetto, un tiro con il collo esterno, ma gli si alza troppo, corpo un po' all'indietro, Giulio Cesar ancora molto ben piazzato. Quella è una palla da attaccante, insomma, bravo, che Biava non è abituato male con il corpo a ricevere, sì. Stankovic cerca Ibrahimovic che spinge, lascia giocare Morganti, lascia in profondità di Sculli, troppo lungo però Cambiasso può fare buona guardia, Milito lo attacca, Cambiasso allontana, prova a prolungare Muntari ma c'è Sculli, adesso Thiago Motta rischia di blinga e sbaglia perché Balotelli gli soffia il pallone, Thiago Motta ricorre al fallo, Morganti ricorre al cartellino giallo. E come nel primo tempo, Riccardo, è molto difficile a metà campo anche giocatore come Thiago Motta, bravo tecnicamente a dribblare, a fare il numero, perché è sempre pressato, perché sia Figo e in questo caso Balotelli, i due attaccanti esterni hanno fatto buona guardia, buon spirito di sacrificio nel recuperare palle in questo caso, nel ripartire, fallo c'è e anche ammonizione. Diffidato Thiago Motta, salterà sabato alle 18 l'anticipo della 28esima giornata di campionato, una trasferta difficile, una partita molto interessante, quella contro il Cagliari. Attenzione, prova la sponda Ibrahimovic, poi il destro di Stankovic, ma il fischio di Morganti era arrivato prima. Classico questo schema, proprio per Ibrahimovic è proprio la sponda dove Stankovic, ricordiamoci anche due nel derby, pronto a proseguire l'azione, accompagnare l'azione, ma il fallo c'era di Ibra. Si appoggia con le braccia su Bocchetti. Sì. Rossi non riesce ad arrivare, la rimessa laterale in favore dell'Inter, si muove qualcosa sulla panchina del Genoa. Pronto il primo cambio per Gasperini, attenzione al Genoa che ci prova con Jankovic, Maicon su di lui, Jankovic punta la rete di rigore, Zanetti, che grande partita di Javier Zanetti. Sì, perché va a raddoppiare anche lui, vedi, molto attento il centrocampista vicino al difensore, Jankovic è bravo uno contro uno, ma Milito si è arrabbiato perché aveva creato lo spazio, aveva dettato lo spazio nel taglio e lui non l'ha visto, si è arrabbiato perché lì se sul filo del fuorigioco devi stare attento a dare la palla al compagno. Gasperini aveva deciso prima il suo cambio, non è dovuto al peccato di egoismo di Jankovic di qualche secondo fa, di fatto è proprio Jankovic ad uscire, l'ingresso di Raffaele Palladino. Tocco morbido dentro per Balotelli, uscita comoda per Rubinho. Avanza Criscito, buon lavoro sulla corsia di sinistra, il tocco per Milito, chiama palla Sculli dall'altra parte, Milito lo vede, c'è anche Rossi a rimorchio a dare una mano, ecco il tocco per Sculli, è chiusa bene però la difesa dell'Inter, difficile trovare spazi, botta allora, fa girare ancora dall'altra parte Criscito, perfetto il suo stop, Balotelli su di lui, Juric gira però alla larga, vedete, dall'area di rigore il Genoa, perché le linee dell'Inter sono molto vicine. Criscito vince il rimpallo, Milito controlla, forza il pallo di mano, Criscito, Giulio Cesar, perché c'era il passaggio all'indietro, se la cava, tocca
campione anche con i piedi. Dici che c'è troppi giocatori, deve essere lo scambio 1-2. È molto bravo, sempre Milito ad aspettare, dare il tempo giusto per dare a Cristo. Ancora una volta Giulio Cesare, molto attento. Dalla bandierina Juric, di testa Balotelli, ci crede il Genoa però. 10 minuti della ripresa, ancora Juric. Criscito, trova impreparato Juric. Però era giusto il passaggio, troppo potente. Sì, sì, perché doveva rischiare qui il passaggio, perché erano qui in due. Rivediamo. Si chiede che il fallo, Cordova ha chiesto a Morgan. Con il petto, non so se prende con il braccio destro o con il petto. Poi che intelligente, Giulio Cesare non la blocca. Sembra con il braccio. Sì, un po' sì. Sembra con il braccio. Poi vedete il retropassaggio, Giulio Cesare qui sa di non poter prendere il pallone con le mani, avete visto? Se l'è cavata alla grande. Allora dentro Palladino, fuori Jankovic, primo cambio per Gasperini. Palladino, due gol per lui in questo campionato, un campionato però un po' sfortunato perché è stato due mesi fuori per infortunio, è entrato contro la Fiorentina nell'ultima gara casalinga del Genoa, segnando un gol, tra l'altro lo aveva segnato contro il Napoli, sempre a Manassi. Adesso Thiago Motta, Milito avanza proprio il nuovo entrato, Palladino prova il numero, Zanetti su di lui con il corpo come sempre e con l'esperienza, porta via questo pallone e adesso parte, chiede forse un po' troppo a se stesso, probabilmente c'era fallo su di lui, ha lasciato giocare l'arbitro. Attenzione Milito, Palladino cerca spazio, Milito non passa a Genoa però, è l'Inter che riparte. Stankovic, Maicon, lo scambio, chiede lo scambio Maicon, può viaggiare, supera il centrocampo, si fa vedere Ibrahimovic, Maicon fino in fondo, Ibrahimovic può arrivarci, attenzione il suo controllo, subito l'attacco su Ibrahimovic, pallone fuori per Balotelli, zona tiro, carica il destro, c'è deviazione, sarà fallo laterale in zona d'attacco. Attacca pieno organico il Genoa, ma quando riparte l'Inter c'è molto spazio, in questo caso Ibrahimovic gli ha portato lo spazio, l'uomo da questa parte, perché stava inserendosi sia Santoni che Balotelli e quindi Ibrahimovic ha dovuto proprio sterzare, dare la palla dietro a Mario Balotelli che attenta il tiro a giro rimpallato dal difensore. Sembrava esserci il fallo su Sanetti nell'occasione precedente, Inter che adesso può manovrare ma sbaglia tutto Buntari, mette fuori Ferrari e adesso Milito va a governare un pallone difficile, c'è il gioco pericoloso di Figo, calcio di punizione per il Genoa. Eh sì, buona la direzione di Morganti, partita difficile questa perché molti interventi anche se non cattivi, sì. Però allora, non è facile giudicare, è stato molto attento nelle decisioni a parte quella di Balotelli che da dietro magari ha in quell'occasione sì, non l'ha vista, non poteva l'ha vista, sicuramente sì. Aiutarlo di più l'assistente Airoldi che però era probabilmente da quest'altra parte del campo. L'inserimento di Biava, di testa Cambiasso, spazza via Muntari. Ferrari può metter giù. Rossi. Gasperini si fa sentire dalla panchina. Thiago Motta. Adesso Juric. Ecco Palladino. Si fa sentire anche il pubblico di casa, non aggancia Milito. Cordova mette fuori, adesso Balotelli. Rimpallo che favorisce Sanetti. Maicon. Oh. Sanetti. Muntari fa girare il pallone l'Inter cercando un po' di rompere il ritmo del Genoa. Balotelli, l'intervento su Muntari è falloso, giusta la norma del vantaggio, Santon può andare, si accentra Santon, viene messo giù da Rossi e in arrivo anche il cartellino giallo, non per Rossi ma per Biava. Molto bravo in questo caso sia Balotelli subito di prima, vedi perché eludono il pressing e poi c'è la sovrapposizione di Santon che non ha spinto tantissimo ma lo fa coi tempi giusti al momento opportuno, bravissimo qui. Qui c'era fallo di Thiago Motta tra l'altro ai danni di Muntari. E qui va bene su due uomini perché ha questa capacità, lui è un destro perché poi si accentra sulla per poter calciare e il fallo c'è tutto. Dicevo all'inizio dell'azione c'era un fallo di Thiago Motta che era già ammonito su Muntari, poteva anche meritare il secondo giallo per quell'intervento, poi giustamente Morganti ha dato norma del vantaggio, ha ammonito Biava. Biava che era diffidato, anche lui salterà la partita di Cagliari per il Genoa. Parte Balotelli con il destro, pallone che termina in curva, oltre la rete che separa i tifosi dal campo di gioco. Non ha preso tanta rincorsa, sicuramente voleva calciare in quel modo, vedi, due passi, ma il corpo troppo all'indietro per
per magari metterla dove voleva lui. Prima ho visto Gasperini che incitava sia Sculli che dall'altra parte gli esterni di volo molto, molto alti, devono attaccare lo spazio, devono cercare di creare l'uno contro uno, di saltare l'uomo, perché c'è molto molta densità in mezzo al campo e quindi devono giocare molto sugli esterni. Sculli si è visto poco stasera. Si riparte da Julio César. Non c'è profondità il suo Ibrahimovic, buona la sponda, Balotelli, Balotelli, attenzione, è davanti a Rubinho, Balotelli si allarga, poi il destro, e il pallone che termina dentro, sì, gol del 2-0, del 2-0, arriva la segnalazione in quarta linea, che non ha dubbi, è il 2-0, e ancora Balotelli, quarto gol nelle ultime tre partite. Perché lui sicuramente in questo caso vede Ibrahimovic che va sullo stacco di testa, e lui va nello spazio, dove la può mettere il compagno, sulla sponda, molto bella. E lui poi ha una protezione di palla non eccezionale, perché si defila troppo, rivediamo, vedi qui la difesa, due contro uno, va e si defila, sembra magari non calcia molto forte, ma qui c'è, cosa fa Marco Rossi? La butta forse dentro lui perché l'aveva forse presa, anzi senza forze, qui non calcia fortissimo, la vuole mai anticipare il portiere, lì la può stoppare Marco Rossi invece di, vediamo... Faccio i complimenti al guardalinea che è stato così sicuro. Perché francamente da qui ricordo che, il pallone deve oltrepassare tutta la linea. E anche però no, lì Marco Rossi ce l'ha sul piede. La parte del pallone sulla linea significherebbe un non gol. Da rivedere questo tentativo di Rossi. Attenzione intanto Genova che prova a reagire, ma adesso è sotto di due gol la rete di Balotelli. Ovviamente stiamo cercando l'inquadratura Vediamo. Migliore, questa sicuramente lo è. Mamma mia, allora l'impressione, almeno la mia impressione, poi non è, cioè un po' sulla linea rimane ancora o sbaglio? Però è difficilissimo. Io penso che una parte del cuoio forse rimane sulla linea. Ribadisco, la certezza del guardalinee è secondo me ammirevole, perché è un qualcosa di impossibile da decidere in una frazione di secondo così. Per il guardalinee la palla è dentro ed è 2-0 per l'Inter. Il gol di Balotelli, Rossi che l'aveva sul piede. Onestamente, vista da qui a velocità normale sembrava più dentro il pallone, passatemi questa, rivedendo le immagini, questo ovviamente non è permesso al guardalinee, sembra molto meno dentro rispetto a quanto una parte del pallone è dentro, questo non possiamo discuterne, però lo ribadisco, la certezza del guardalinee francamente mi sorprende in questo caso, nel senso è un qualcosa di positivo, evidentemente era sicuro. Balotelli chiude bene la difesa, riparte l'azione del Genoa. Rossi, Milito, prova a girarsi, limite dell'area, Cambiasso, Sanetti, Paladino, Juric dentro per Sculli, ancora Julio César. Sì, perché Cambiasso lo marca vicino, perché gli chiede la palla sul secondo palo Sculli, ma è anche dolce, proprio invitante, ma Julio César capisce subito, legge la posizione in maniera incredibile. Mutari, siamo vicini al 20° lancio lungo da parte di Cambiasso, attenzione Ibrahimovic, bravo a chiudere Bocchetti. Ibrahimovic chiede a Cambiasso, che la palla voleva più in profondità, più dalla parte sua invece che nel taglio, perché in questo caso Bocchetti e anche Biava stavano marcando molto bene. Certo, incredibile, a distanza di meno di una settimana, di sei giorni, sempre quella porta, un altro gol fantasma dopo quello di Sampdoria-Milan, protagonista Cassano. Uguale, in quell'occasione sì. Abbiati, il portiere del Milan, che se l'era presa molto per la decisione del guardalinee.
non so se sei d'accordo Antonio, a fare diciamo così un paragone tra i due gol fantasma, forse quello di Cassano sembrava un po' più gol. Sì, questo rivedendo le immagini proprio da vicino come prima, sembra che una parte del cuoio rimanga un po' sulla linea. Occhio al cross, di testa va Cordoba, allontana Stankovic, Thiago Motta. Quella linea è difficilissima. Juric, ci prova Palladino, il suo cross viene ribattuto, poi combatte fallo Palladino, calcio di punizione in favore dell'Inter. Qui ora metto Olivera, attenzione, perché vuole un'altra inquadratura, vediamo, davvero suggestiva che la nostra regia ci ripropone. Qui Giulio Cesar che Edual va a abbracciare tondo addirittura, in precedenza, ecco, vedi una parte, sembra quasi nuda, però una parte, vedi, rimane un po' sulla linea bianca. Esce Sculli, dentro Olivera, secondo cambio per Gasperini. Non era mai stato sotto di due da Genoa in casa. Maicon, la rimessa laterale in favore dell'Inter, qui un po' nervoso Maicon. Andiamo da Paolo Assogna. Paolo, sì, c'è anche un piccolo aggiustamento tattico che vi volevo segnalare, nel senso che Criscito è passato nel pacchetto centrale difensivo e ha liberato sulla sinistra la corsa di Bocchetti Gasperini. Rimane sempre una difesa a 5, sicuramente cosa che nel Marco Rossi si è visto, se ha spinto magari in questo secondo tempo due volte, ma mai sul 2-0, è stato troppo basso. Lui è capace, con le sue accelerazioni poteva essere capace di creare problemi. Avanza Rossi per Olivera, prova a girarsi, il tocco all'indietro per Matteo Ferrari, adesso Thiago Motta, ancora Ferrari, si fa vedere Rossi sulla destra. Ferrari aspetta rischiando moltissimo, qui c'era Ibrahimovic, è pronto ad approfittare, il tocco poi per Piava, adesso Criscito, Bocchetti, Juric, ancora Juric, Palladino, taglia Oliveira, si fa vedere anche Milito, Palladino porta palla, Thiago Motta, dentro per Rossi, gran palla, Rossi, alto! Grande opportunità. Ancora una volta tra Balotelli e Santon, come la palla di Biava, si lasciano prendere su questo taglio, su questa palla bellissima di Thiago Motta, che lo vede con la coda dell'occhio e con l'interno piede. E poi Marco Rossi deve soltanto calciare di sinistro perché è pressato, non riesce con il destro da cambiasso e con l'esterno va troppo alto perché il corpo è un po' all'indietro, vedi? Gran palla di Thiago Motta, bravo poi cambiasso a infastidire in chiusura in qualche modo il tiro di Rossi. Lo dicevo, Rossi, Riccardo, ha queste accelerazioni, questi inserimenti, cosa che ne ha fatto nel secondo tempo, il primo poco. Biava, Olivera, andiamo ancora dalle due panchine, su quella dell'Inter stavolta, andiamo da Andrea Paventi. Andrea. Sì, per sottolinearvi come José Mourinho stia apprezzando molto lo spirito di sacrificio di tutta la squadra, in particolare di Balotelli, perché sta facendo dei movimenti tattici, ma anche e soprattutto dei recuperi in fase difensiva molto molto utili alla squadra, e ogni volta ci sono gli applausi anche in questo momento di Mourinho a Balotelli, dicendogli bravo, bravo, stai facendo davvero bene. 4 gol nelle ultime 3 partite, non solo i gol ovviamente interessano a Mourinho, lo dimostra quello che ci ha appena detto Andrea Paventi, anche un lavoro per la squadra importante, fondamentale da parte di Mario Balotelli. Anche di Figo, come in questo caso, si sono sacrificati tutti, già dal primo tempo si vedeva l'Inter grande aggressività, ma poi anche quando in fase di non possesso rientravano tutti a parte Ibra dietro la posizione della palla. Stankovic, Ibrahimovic, si fa vedere Maicon, la chiusura di Criscito, la rimessa laterale in favore dell'Inter. Tornando a Balotelli, Antonio, sarai d'accordo anche tu, l'unico miglioramento, perché dal punto di vista fisico poco da dire, dal punto di vista tecnico poco da uguale dire, dal punto di vista, sì, diciamo così, comportamentale, dell'atteggiamento, sì, esatto, l'ha fatto bene, oggi l'ho visto, a parte oggi il gol oggi ha fatto bene, però c'è stato falletto, un brutto fallo su Sculli, sì, che magari poteva costargli qualcosa, sì, insomma, e avrebbe potuto rovinare la sua partita, quella dei compagni, ecco, sì, sono cose che andrebbero eliminate. È chiaro che il tempo è dalla sua parte, quindi, sicuramente, insomma, sì, ma sulle qualità di questo giocatore nessuno può dubitare.
Eccolo Balotelli, toccare indietro per cambiarsi. Credo che questa sia la sua posizione, proprio di attaccante esterno, dove lui può anche cambiare posto, andare sulla destra, centrarsi, rientrare, che poi lui anche come condizione fisica ce l'ha, si sta bene a una gamba, corsa. Vedi, va a pressare ancora, si vede che sta bene. Lancio di Thiago Motta, cambiasso. Sanetti, Stankovic, Muntari, Santon, la pressione di Oliveira, fa girare il pallone l'Inter, tocco dalla parte di Maicon, la pressione di Palladino, Maicon riesce a servire in qualche modo Figo, Juric su di lui, senza fallo secondo Morganti, Juric in profondità, cambiasso. In copertura. Vedi cosa vuol dire avere il piede caldo. Juric ancora una volta sbaglia il lancio su Milito, che gli detta subito il passaggio, perché nel press di Juric lui subito l'attaccante che gli crea la possibilità di lanciarlo, ma sbaglia anche per il cambiasso. Poi fa una buona diagonale vicino a Corro, una buona copertura centralmente. Ha giocato bene anche cambiasso, giocatore di una straordinaria diciamo così cultura tattica, perché è sempre molto attento e pronto. Attenzione all'aggancio di Ibrahimovic, Criscito su di lui, regolare l'intervento, e allora Genoa che riparte, intanto sta per entrare nell'Inter, terzo ed ultimo cambio per Mourinho, Mancini al posto di Figo, un Mancini che ovviamente agirà sulla corsia di destra, Rossi, Oliveira, il tackle di Muntari, prova il tacco Oliveira, inopportuno però, Balotelli recupera, Biava in qualche modo, non è finita, Stankovic, Figo, suo controllo, resiste alla carica, lì vicino Balotelli. Intervento duro di Ferrari e giallo per Ferrari. Questo intervento su Balotelli. Questo è un fallo. A proposito del discorso di prima, fatto prima, Antonio Di Gennaro, che è stato calciatore, sa anche come vanno certe cose. Perché Ferrari, magari in un'altra occasione, con un altro avversario, un intervento così non l'avrebbe fatto. Ma poi in quella posizione, Riccardo, guarda, che è girato di spalle sulla linea del fallo laterale, qui proprio si va a cercare l'ammonizione. Ferrari è diffidato, terzo costa. Squalificato per la gara di Cagliari, quindi Ferrari non ci sarà, così come Thiago Motta e anche Biava, quindi assenze pesanti in difesa per il Genoa in vista di Cagliari. Dentro Mancini per Figo, Andrea Paventi. Sì, anche perché cambierà la posizione naturalmente di Balotelli, andrà lui a destra e Mancini agirà nella parte sinistra del campo, naturalmente sempre in posizione molto offensiva. Eh sì, ecco l'ingresso di Mancini, il dialogo con Balotelli e lo scambio, il dialogo con Muntari per ora. Intanto il calcio di punizione per l'Inter ed è proprio Balotelli pronto alla battuta. Si allontana dal punto, ci va Muntari, giallo per Balotelli per aver perso tempo. No, ma l'avevano chiamato prima, proprio come diceva Andrea Paventi, con l'ingresso di Mancini doveva andare subito a destra e questo calcio di punizione doveva batterlo appunto Muntari, come sta facendo. Calcio di punizione di Muntari, Ibrahimovic, grande aggancio con il petto, attenzione, lascia partire il cross un po' lungo per Balotelli, pallone che termina sul fondo, si riparte dal rinvio di Rupigno. Pallone ravvicinato, vorrei tornare intanto sulla munizione di Balotelli, adesso non so esattamente il motivo. Non so se era andato il calcio. Per aver perso tempo. Certo, è l'unica motivazione. Sì. Stava per battere, poi l'hanno richiamato ad andare a destra e credo giustamente Morganti l'abbia ammonito. Andiamo da Paolo Assogna. Paolo. Sì, io volevo raccontare un po' quello che è accaduto qua vicino a Balotelli. Vi volevo raccontare come i giocatori più anziani proteggono il giocatore, perché è accaduto tutto a pochi metri da me proprio. Balotelli voleva in qualche modo reagire, dire qualcosa a Ferrari, si è avvicinato prima a Muntari e a male parole gli ha detto di stare assolutamente zitto. Qualora ce ne fosse bisogno è arrivato il capitano Zanetti, che l'ha preso da parte, anche lui con una certa aggressività gli ha detto devi chiudere la bocca, non devi reagire. Quindi insomma l'importanza dei giocatori più anziani, più esperti, che insegnano a stare in campo al collega più giovane. Anche perché poi, Riccardo, attenzione, lancio lungo per Ibrahimovic, allunga la falcata, arriva prima di Biava su questo pallone, vuole girarsi Ibrahimovic e guadagna, o almeno prova a guadagnare il calcio d'angolo, bravo Biava ad evitarlo, Ibrahimovic ancora sul pallone però. Ferrari ha provato il tacco. Poi ti volevo dire, Riccardo, che poi lì in quei casi stai vincendo 2-0, magari devi anche sapere proprio non reagire, perché in questo caso appunto stai vincendo, devi anche un po' sopportare magari anche la squadra avversaria. Ovviamente c'è un limite, ma in quel caso giustamente l'hanno richiamato i compagni. Thiago Motta, Palladino,
Olivera. Cerca Milito, mette fuori Cambiasso. Buona partita di Cambiasso al centro della zona. Non è una novità. Ferrari, Palladino, si sgancia a destra. Il Genoa con il tentativo di Palladino. Pallone che termina sul fondo. Sarà calcio d'angolo in favore della squadra rosso-blu. Quando mancano 15 minuti più recupero al termine del match. Vantaggio Inter 2-0. Occhio al cross. Pallone dentro, prova Olivera. Attenzione a Rossi, tenta il tiro. Cambiasso, poi ancora Rossi. Juric. Criscito. C'è spazio per il traversone. Finta Criscito. Tocca ancora per Marco Rossi che prova il cross. L'ennesima chiusura da parte di Cambiasso. La rimessa laterale per il Genoa. Criscito. Juric. Ancora Criscito. Davanti a lui Sanetti, dentro per Ruben Olivera, che forse spinge su Cambiasso, lascia giocare l'arbitro. Attenzione Olivera, fino in fondo, occhio al sinistro, e pallone che termina di un soffio al lato. Ci ha provato Biava. Su qui è entrata la difesa, magari non ha marcato molto bene con l'inserimento di Biava da dietro, perché Olivera ha protetto molto bene la palla. In questo caso stava per calciare proprio questo rimpallo, arriva da a botta sicura. Qui non ci può arrivare il portiere, va di poco fuori. Credo che il Genoa un gol se lo meriterebbe. Beh sì, per quello che ha creato nel primo tempo, anche in questa ripresa, per il cuore che ha messo in campo, sicuramente qualcosa in più meritava da questa partita. Mancano 14 minuti, è dura, è difficile recuperare due gol all'Inter. Thiago Motta, Juric, Olivera, gira subito per Rossi. Si è un po' spento Milito nel secondo tempo. Anche Thiago Motta ho visto meno, Riccardo. Eccolo Thiago Motta che allarga dalle parti di Mesto, va via molto bene, trattenuta plateale da parte di Mazzini. Occhio al cross da parte di Mesto, pallone liberato. Ancora Genoa in possesso palla, Palladino. Juric. Rossi, lascia a Criscito. Intervento duro su Criscito. Attenzione Balotelli, fuori. Balotelli. Balotelli. Non viene ammonito. No, calcio di sembrava che avesse su Criscito. Visto la mano di Borghetti, vuoi che andasse sì, sul taschino? Perché io ho avuto la stessa impressione. Cerchiamo di capire cosa è successo. Va sull'uomo, si disinteressa del pallone. Calcio di punizione per il Genoa. Giulio Cesar. Attenzione al mucchio nell'area di rigore. Occhio adesso alla ripartenza dell'Inter. Mazzini. Mazzini. La chiusura da parte di Mesto. Sono tutte e due freschi, ma Mesto c'ha un passo veramente notevolissimo. Anche Mazzini, anche se era un po' in vantaggio il giocatore del Genoa. Chiama palla Milito, dall'altra parte la chiama Palladino. È buona l'apertura per lui, mette giù, poi sbaglia ed è bravo Santon sulla traiettoria. Riparte Santon, chiede lo scambio a Ibrahimovic, che aspetta prima di restituire il pallone, aspetta un po' troppo, guadagna comunque il fallo laterale. Mourinho non vuole allentare la pressione, partito Santon, ha richiamato subito Muntari che andasse nel suo posto proprio di esterno basso, perché non vuole che la squadra in questo caso possa essere, rivediamo, e qui ci poteva essere un'altra munizione, perché ripeto, io ho detto perché ho visto Morganti, mi sembrava che andasse proprio a prendere il cartellino dal taschino. Criscito. Dicevo di Mourinho, Riccardo, perché ho visto prima anche quando la difesa ha troppo schiacciato tutta la squadra, voleva proprio che salisse la squadra, troppo dietro. Lancio in profondità, cambiare gioco, Palladino, ottimo lo stop, Santone su di lui, lo punta Palladino, raddoppio di marcatura da parte di Mazzini, Palladino per Thiago Motta, controlla Juric, c'è il taglio di Criscito, Olivera, prova la sponda, Cambiasso, spazza via. 12 minuti al termine, Balotelli sul pallone, lo difende Juric su di lui, prova ad andare via Balotelli, fallo di Juric secondo Morganti, le proteste del croato. Qui da mestiere un po', perché protegge molto bene la palla, perché in questo caso la squadra deve salire, c'è la sovrapposizione anche del compagno, qui si protegge, qui cade da solo, infatti credo che Juric voleva quella. Cioè non si lascia dare, ecco, da un po' non da c'era mestiere. Il fallo su Balotelli da parte di Juric.
Calcio di punizione in favore dell'Inter. Pronto Giulio Cesare alla battuta. 10 minuti al termine del match, più recupero. Ibrahimovic a saltare. Ferrari arriva su questo pallone. Adesso Juric, attaccato da Stankovic. Ancora Juric, si gira bene, tocca per Ferrari. Thiago Motta, ancora Ferrari. Largo per Mesto. Mancini. Ancora il pallone, Mesto. Non riesce a stopparlo. Non riesce sì, a controllare nel migliore dei modi il pallone. Santon, adesso Sanetti. Largo per Maicon. Palotelli. Buono il tocco di ritorno per Maicon. Ibrahimovic. Si avvicina Stankovic. Prova l'azione personale Ibrahimovic, gli toglie il pallone regolarmente Criscito. Riparte l'azione di Palladino, si fa vedere Milito. Due su Palladino, trova il varco. Milito però non riesce a controllare. Poi con un po' di fortuna passa questo pallone. Attenzione, cambiasso su di lui. Lo salta Milito, fitta il cross. Santon è sempre lì, rimessa laterale per il Genoa. Bravo questo ragazzo, perché prima è ritornato anche quando gliel'ha puntato in precedenza a Palladino. Con la postura si mette sempre nella posizione in cui manda l'avversario sull'esterno. Mai lo faccia entrare. Mesto, Milito, pallone fuori, non viene agganciato da Ferrari. C'è però Criscito che trova il varco, possibilità per Ruben Olivera, ma c'è Maicon. Sì, ma era troppo largo Maicon, non aveva stretto in questo caso, perché Olivera era davanti a lui. In questo caso il difensore laterale deve fare proprio accorciare verso i due centrali. Juric, Olivera all'indietro per Ferrari. Criscito, Thiago Motta, di prima per Milito, tocco di ritorno ancora per Thiago Motta, pallone che resta lì, poi lo recupera l'Inter, Cambiasso, ancora Genoa a lottare in mezzo al campo, il lavoro di Juric, morbido col sinistro, dalla parte di Palladino, lo stop perfetto di Raffaele Palladino, parte il cross, Giulio Cesare in difficoltà, poi fa suo il pallone. Sì, perché non va nessuno lì vicino, perché vanno subito a marcare i giocatori che sono in quattro, soprattutto Thiago Motta che è stato il più pericoloso anche nel primo tempo, però la palla gira, ma poi il portiere gli scappa un po' di mano, ma poi c'è la grande reattività che la blocca subito. Ancora uno stop perfetto per Palladino che poi prova il cross, leggera deviazione di Santon, forse il fallo di Rossi su Giulio Cesar che poi comunque riesce a far suo il pallone. Si riparte da Rubinho, 8 minuti alla termine più recupero, sta per arrivare la prima sconfitta casalinga in questo campionato del Genoa, addirittura la decima vittoria esterna dell'Inter. Mancini, Muntari, Santon. Rossi. Con l'ingresso di Mesto ha spostato Rossi a sinistra e sì, Bocchetti anche più largo, ma ha spinto poco. Cercato Gasperini di dare anche delle novità tattiche, ma l'Inter è sempre molto chiusa bene. Avanza Biava, buono il duetto, attenzione Biava fino in fondo, mette dentro Cordova. Molto bravo Biava, perché è intraprendente, il dai vai con questa difesa magari anche un po' schiacciata, se trovi il tempo giusto come ha fatto lui ha creato pericolo. Ancora Genoa, Palladino, Palladino fino in fondo, ottimo l'intervento regolare di Muntari che va pieno sul pallone, fa ripartire Ibrahimovic che spinge ancora ai danni di Ferrari. Molte spinte fischiate di Ibrahimovic oggi. Calcio di punizione in favore del Genoa, battuto da Thiago Motta. Il tocco per Juric, arriva in appoggio Criscito, cerca il tocco dentro, ne approfitta Sanetti che recupera. E adesso il contropiede dell'Inter, Balotelli. Criscito di fronte a lui, arriva Rossi da dietro. Attenzione a Rossi che va su Balotelli. Si libera bene Balotelli, con calma tocca all'indietro per Maicon. Mi è piaciuto però Balotelli stasera, Riccardo, a parte qualcosa, ha fatto un'ottima gara, sì. Anche lontano dalla porta, soprattutto sì, lontano dalla porta. Ha fatto un gran lavoro. Maicon, la chiusura su di lui. Olivera, può partire in contropiede del Genoa, attenzione, l'allungo di Olivera. Mancini meritava il giallo già in precedenza perché aveva tenuto per la maglia Mesto, poi l'azione è proseguita e Morganti non è tornato sull'episodio. Adesso arriva il giallo per l'intervento ai danni di Olivera. Ecco qui la leggera spinta ai danni di Ruben Olivera in corsa. Calcio di punizione per la squadra di Gasperini. Pronto Juric. Il fischio di Morganti, il mucchio in area di rigore, parte Juric che calcia male però, pallone comodamente allontanato dall'Inter. Adesso Muntari, sempre Juric che resta lì,
Muntari vuole liberare, la rimessa laterale sarà per la squadra di José Mourinho, vicino alla decima vittoria in trasferta, la quarta consecutiva. Pronto Santon alla rimessa. Di testa Piava. Poi un rimpallo, la rimessa laterale stavolta per il Genoa. Mesto a cercare Palladino. Prova il numero su Cambiasso, gli riesce Palladino, ma Cambiasso. E ha fatto una gran cosa. Una volta qui Santon ha preso un po' alla sprovvista su quelle palle così vaganti alte. Ha fatto un numero eccezionale, è andato via anche a Cambiasso, ma poi si è fatto, ha dovuto ancora dribblare ancora, forse sul suo piede. Ha peccato un po' lì. Ibrahimovic. Palotelli. Thiago Motta. Recupera per il Genoa. Adesso il controllo di Juric. Oliveira, subito Cordoba ad attaccare. Maicon, ancora Cordoba. Di nuovo Maicon. Balotelli di prima. No, ma Ibrahimovic non va più, eh. È stanco, si è visto anche nel secondo tempo. Non faceva movimenti, non ha richiamato anche i compagni. Altronde la vuole sui piedi, non, come si suol dire, non ne ha più fisicamente. C'è ancora partita discretamente importante mercoledì, sì, alla quale pensare. Se vuoi l'uomo Sky ti do subito Cambiasso, Riccardo. Mi è piaciuto Balotelli, il gran gol di Ibra, che poi fosse spento nel secondo tempo, ma penso che Cambiasso ha fatto una gara sia centrocampista e poi dal centrale difensivo impeccabile. E dall'altra parte? D'altra parte, primo tempo mi è piaciuto Thiago Motta, si è spento nel secondo, però premio lui perché ha avuto le occasioni migliori. Rossi, il cross lungo, Palladino, attenzione, prova la sponda. Muntari ancora con la sua strapotenza fisica. Qui va sul pallone, è un intervento duro il suo, ma va sul pallone perché si arrivano le proteste. Oliveira, Cambiasso, mette fuori Stankovic, giocatore del Genoa che rimane a terra dopo l'impatto con Muntari. Allora Muntari ha fatto, non so se o lo rivediamo questo intervento di Thiago Motta. Poi dopo ha cercato un tunnel sulla tre quarti sua, qui qua va sul pallone. Pallone, poi quando ha recuperato palla ha cercato un tunnel sulla tre quarti sua, ha perso palla. L'ho visto Mourinho infuriato perché lì il centrocampista ha recuperato palla, non la puoi riperdere e andare incontro magari un'azione pericolosa dell'avversario. Consulta il cronometro Gasperini, se la prende Thiago Motta per l'intervento di Muntari, ma ripeto, a mio avviso non è stato un intervento cattivo, intervento sul pallone, poi chiaro ha colpito anche l'avversario, ma ci sta, è un contrasto. Secondo me è stata giudicata giustamente da Morganti l'entrata di Muntari. Piava, Ferrari, Thiago Motta subito per Ruben Oliveira. Dentro era buona l'idea per Mesto che però non arriva di testa. Pallone controllato da Giulio Cesar. 11 maggio 2008, giorno dell'ultima sconfitta ufficiale in casa per il Genoa. 2-0 anche quel giorno, vinse la Lazio qui a Marassi. Attenzione, Imovic per Mancini. Mancini su questo pallone, vince il contrasto con Ferrari e poi Rubinho riesce a salvare il Genoa dal 3-0. Sarebbe stato troppo. Sì, perché qui Ferrari aveva anticipato bene, poi mi sembra che vedi va col sinistro, non proprio il suo piede, la svirgola, e poi attento Rubinho che ritorna nel coprire molto bene la porta, il suo palo, e quindi Mancini deve calciare lì, ma bravo Rubinho a respingere. Ferrari e Mancini, compagni di squadra nella Roma fino alla scorsa estate, poi uno ha preso la via di Milano, l'altro quella di Genova. Si è trattato di un ritorno per Ferrari che proprio ai tempi dell'Inter, quando mi ha acquistato dall'Inter nel 96, lui giocava nella SPAL, il primo anno venne mandato in prestito in B al Genoa. Grande numero di Palotelli, prova poi il destro e sbaglia la misura della conclusione. E Maicon, scusate. Cosa ha fatto? In sì, mezzo a due. Grande numero di Maicon, che tra l'altro bueno, è qualche partita. Bravo. Possiamo dire, parliamo di un terzino destro più forte al mondo. Eccellente, quindi parliamo sempre di eccellenza. Però se vogliamo cercare, no? Il pelo nell'uovo non è il solito esatto. Maicon, sì, quello sì, che sì, ha stradominato sì, sì, quella fascia per tutto il campionato. Prima si è rivisto però. Si è rivisto, però anche oggi su quella corsia, non a caso, secondo me il Genoa ha puntato molto sulla sinistra. Per non farlo spingere. Oggi per farlo spingere creato, poco, esatto. per cercare di fare quello che per esempio è riuscito a fare Rise in occasione della partita esatto. Contro la Roma. Attenzione a Palladino, prova il destro, Cambiasso. Saranno 3 minuti di recupero, Mancini
Pallone allontanato ancora dall'Inter, Ibrahimovic il suo controllo, aspetta l'arrivo di qualche compagno, grande numero di Ibrahimovic che serve Santon, si propone al centro Ibrahimovic, avanza Santon, vuole andare fino in fondo, Biava lo tiene lì, Santon non riesce a governare questo pallone, si ripartirà allora da Rubinho. Di cosa vuol dire essere un destro, in questo caso non poteva andare sul sinistro, ha cercato di sterzare ma è stato anche raddoppiato da due giocatori. Mesto, Milito, tocco di ritorno, ancora Mesto, Sanetti non riesce ad agganciare, Olivera va su questo pallone, limite dell'area, trova il tocco morbido a cercare Palladino, ancora Cambiasso. Che giocatore ragazzi, vede subito che quello gli può andare dietro, si mette nella posizione dove può arrivare con la testa e servire il compagno vicino, praticamente impressionante. Tiago Motta lo affronta Muntari, verticale per Olivera, di prima a cercare Palladino ma c'è Mancini, riparte allora l'azione dell'Inter, può avanzare Muntari, è già iniziato il recupero, 3 minuti, Muntari allarga per Ibrahimovic, al centro Mancini, dall'altra parte Balotelli, trova il dribbling Ibrahimovic, lo chiude bene Mesto, poi Ferrari, Palladino, Milito lo attacca subito Cambiasso, anche Sanetti, il tocco è per Mesto, buon lavoro di Mesto, il dribbling su Sanetti, Juric, il fallo da parte di Balotelli, calcio di punizione in favore del Genoa, ha rischiato molto Balotelli oggi, buon risultato averla finita questa partita per Balotelli, lancio dentro, allontana Santon, Tiago Motta, Milito, Tiago Motta dentro, Olivera, fuori gioco però. Questo è il fallo di Balotelli ai danni di Juric. Alcuni si possono, cioè, francamente, si può ammonire lì. È vero, siamo alla fine della partita, non c'è dubbio, però ci sono stati dei falli nel corso dei 90 minuti, sempre da parte di Mario Balotelli. Io dico peccato, no? Lo dico da sportivo, perché a volte si rischia veramente di rovinare la partita. Una gran partita, tra l'altro, sì. Con un gol, con una prestazione che giustamente hai segnalato tu, Antonio, di spessore per la squadra. Sì, no? Sì, proprio da... Però questi sono interventi che, insomma, strano che non siano stati puniti, diciamo così, no? È vero, ha rischiato moltissimo. Poteva starci giallo almeno in 3 occasioni e sarebbe stato il secondo. Con il petto crescito, Juric. Ti faccio l'ultima domanda. Sì. È piuttosto così curioso chiedere una cosa del genere, ma con un Cambiasso che gioca così, è davvero emergenza quella di Manchester? Beh, emergenza proprio no, perché lui non è la prima volta che ci gioca con buon profitto, però sai, è chiaro che andare all'Old Trafford, partire subito così, certo è che deve esserci gli altri due, anche Santoni e Maicon che giocheranno, deve essere molto attenti, lo stesso chi giocherà davanti alla difesa, dovranno fare una gara veramente molto attenta, insomma. Ovviamente poi intorno c'è la speranza per l'Inter di recuperare uno tra Chivu, Samuel, Burdisso, Materazzi, giocatori anche abituati a queste competizioni. La speranza del Genoa invece è quella di battere la capolista, di continuare la sua marcia a Marassi, è una speranza svanita perché arriva il 2-0 dell'Inter con le firme di Ibrahimovic e Balotelli, un gol per tempo, 10ª vittoria aperta per la squadra di Mourinho, l'ennesimo segnale al campionato per il Genoa, ancora lunga la corsa alla Champions League. Super Spot.